Ciao ragazzi e bentornati al divano di Pizzi. Oggi voglio fare questo secondo video trattando di doppiaggio, portandolo sul secondo canale perché il primo canale è diventato più una roba molto più basata sulla politica e sull'attualità, molto più preciso, molto più ricercato e voglio che continui così, anche più strutturato ovviamente, no? Sempre che si possa definire struttura quella roba là. Mentre invece vorrei buttarmi qua sul secondo canale con molta comodità, con l'intento anche di fare una specie di grosso stream of consciousness per riflettere con voi su un tema che mi è molto caro, come appunto questo sul doppiaggio. Parlo di nuovo del doppiaggio questa sera, perché ho visto nello scorso video sul doppiaggio un sacco di gente che aveva voglia di parlare di doppiaggio. Alcuni si erano anche un po' triggerati su quello che avevo da dire o da non dire sul doppiaggio, quindi bene, sono contento, abbiamo un dialogo. Quindi bene, andiamo così, forza, bene, stimoliamolo questo pensiero critico, dai, dai, bello grosso. A proposito di pensiero critico, piccolo annuncio, dal 6 al 9 mi troverete all'Etna Comics, ci saranno un sacco di persone fantastiche, ci sarà Cartoni Morti, Marco Merrino, un sacco di gente meravigliosa. Poi, altro secondo annuncio, qua sotto in descrizione trovate le date dei miei spettacoli. Appunto, i biglietti stanno finendo, ragazzi. Milano, Padova sono già finiti, lo sapete. Roma sta finendo, stanno veramente finendo gli ultimi biglietti. Cagliari, stessa cosa. Quindi, pam, anche Bologna. I bolognesi sono un po' più in ritardo del solito nel finire tutti i biglietti, però stanno finendo anche loro, quindi bene. Quindi, non fate furbi, ci becchiamo là, sarà fantastico. Doppiaggio. Partiamo da una semplice domanda. Rispondo in realtà subito alla domanda su Tomardi per poi andare oltre e aprire un discorso più ampio sul doppiaggio. Avete mai notato che in ogni film in cui c'è Tomardi, Tomardi viene doppiato da un doppiatore diverso? Ogni volta. Io adesso mi sono segnato qualche nome. Perché appunto non me li ricordo mai, mai, sono una persona che non si ricorda. Ecco, per esempio, in The Warrior Tomardi viene doppiato da Marco Foschi, in Dunkirk da Marco Vivio, oppure quando fa Bane in Batman da Filippo Timi. Poi vabbè, è stato doppiato anche da Giannini, ma lasciamo stare. Ecco, come mai questa cosa? Come mai noi assistiamo a questo disagio che non viene assolutamente percepito da Tomardi? Sul fatto che non si riesce a trovare una voce italiana, diciamo tra virgolette, ufficiale che possa doppiarlo in ogni film. Il motivo è molto semplice. Tomardi è un attore di dimensioni galattiche. Oltre ad essere bello grosso, è comunque un attore gigantesco, fantastico e straordinario, nel senso che è oltre l'ordinario. E in ogni film lui fa dei ruoli assolutamente differenti. Non è come qua in Italia, dove un attore bravo, bene o male, fa sempre le stesse cosine. No, fanno delle cose completamente diverse. Per dire, in Dunkirk fa un pilota che deve salvare, tutto l'esercito inglese. In Bane fa una specie di monaco guerriero completamente allucinato. In The Revenant fa un venditore di pelli, mercenario, bastardo e assassino, una carogna, un animale praticamente. Sono tutti personaggi diversi, con intenzioni, obiettivi diversi, nature diverse. Ora, il problema è questo. Quando deve essere portato in lingua italiana, la produzione, i vari direttori si rendono conto che hanno bisogno di una voce italiana che vada a incollarsi specificatamente per quel film. Per questo motivo ogni volta si cercano dei doppiatori diversi. Ci sono dei tentativi di trovare una voce ufficiale italiana per Tomardi, che li trovo anche sensati, dopo ne parliamo, ma che spesso si risolvono in realtà in terribili e goffe tragedie. Questo in realtà è un cruccio che hanno molti altri attori di questa generazione che non è stata ancora completamente esplorata, di cui noi non ci rendiamo ancora perfettamente conto. Ci sono degli attori enormi negli Stati Uniti che non ci ricordiamo e infatti a loro, siccome non sono diciamo delle star canonizzate, ossia con il doppiatore di riferimento come Leonardo DiCaprio, Meryl Streep o Al Pacino, non ci rendiamo conto di questi grandi attori. Questa cosa, adesso lo leggo perché non mi ricordo mai il suo nome principale. Ecco, Domhall, scherzo. Domhall Gleeson, il
il generale Hux, ciao tesoro, il generale Hux di Star Wars, no? Quello con i capelli dorati. Ecco, lui è stato in un sacco di film, ma nessuno si ricorda mai come si chiami, chi è. È stato per esempio anche in The Revenant, che lo doppiava Pino Insegno, era in Ex Machina, che lo doppiava, se non sbaglio, Levati dal cazzo, lo doppiava, se non sbaglio, Albano, il ragazzo di Torino, molto bravo. In Star Wars, per esempio, anche sempre Simone D'Andrea, anche lì, doppiatori completamente differenti. Ma appunto, proprio perché sono ruoli terribilmente diversi e noi non troviamo un doppiatore che sia capace di farlo. Quindi, tornando a Tom Hardy, non esisterà mai un doppiatore, per quanto bravo, che riuscirà a seguire Tom Hardy in ogni sua interpretazione, in ogni suo personaggio, capace quindi di trovare per ogni personaggio una voce italiana credibile e quindi anche rispettosa dell'interpretazione di Tom Hardy. Perché semplicemente quel doppiatore non ce la può fare. Non ce la può fare neanche per sbaglio. Questa non è cattiveria. Per rendere la cosa ancora più chiara, cerchiamo un attimo di capire chi è Tom Hardy. Allora, Tom Hardy è una persona, prima che un attore, che ha un bagaglio di esperienze bello saporito, ok? È nato in Inghilterra, quindi già la tua vita è una merda, ok? Poi è un ragazzo che da ragazzo faceva il ragazzaccio, a quanto pare ha una simpatica storia di vita da strada bella spassosa, si pestava con i ragazzini, faceva piccoli furtarelli, drogato, si drogava tantissimo, è stato trovato diverse volte in pozze di vomito, sangue, roba brutta, eroina, tossicodipendenza, una roba bella spassosa. E sono delle esperienze queste, ok? Sono delle esperienze che danno un certo tipo di sapore alla tua vita. Non è negativo o positivo, un sapore che è certamente molto più interessante da assaporare rispetto invece a quello della mia vita, che è molto più blando, molto più sciatto. Sinceramente voglio andare a vedere, a guardare qualcosa di un po' più saporito, non Joe Pizzi, dici, cazzo è, voglio vedere Tom Hardy. Poi appunto non è che si ferma quello, Tom Hardy poi ha fatto un sacco di altre cose, ha fatto, credo che abbia fatto tipo la Marina, una roba del genere, probabilmente no, però boh, pazienza. Però ha fatto, per dire, sicuramente Il Modello, quindi già una roba terribile che è praticamente come fare il militare. Ha fatto un'accademia di recitazione, 3 anni, forse anche di più, una roba bella pesante, non si molla niente. E infatti in ogni suo personaggio, in ogni sua interpretazione, noi vediamo l'essenza di Tom Hardy, noi vediamo le sue esperienze, noi vediamo chi lui è, e la recitazione è questo. C'è qui in Italia una concezione della recitazione, soprattutto da parte di un certo livello di attori, questa concezione per cui la recitazione è in qualche modo una forma. La recitazione è un insieme di suoni, è una forma che deve essere plasmata per dare un risultato. La battuta deve essere detta in questo modo, il personaggio deve fare queste movenze, e deve dire questa roba così, in questo modo, in questa velocità, poi deve fare questo. Dio mio, è una cosa che puzza di primo Novecento, contro il quale ha lottato come un animale Carmelo Bene, tra le varie cose, che appunto, utilizzando poi lo strumento della forma, no? Perché faceva... E allora di fianco all'austero sigillo singe... Questa cosa qua era per saturare la forma e spezzarla. Genio! Questa è, diciamo, la forma più basilare per capire poi il grande scontro che ci sarà poi con il grande cane di Gassman. Ora, questa concezione ci impedisce di comprendere che la recitazione è ben altro. La recitazione è appunto quella di Tom Hardy, è andare a rappresentare un personaggio partendo da se stessi, raccontando ciò che siamo. Riccardo III, ok? Il Riccardo III di Al Pacino, bene? Noi non stiamo guardando il Riccardo III di Al Pacino, perché ha fatto il Riccardo III così come deve essere fatto, no, è il Riccardo III di Al Pacino. Il Riccardo III di qualcun altro sarà di qualcun altro, ma noi guardiamo il Riccardo III con le qualità, con l'essenza di Al Pacino. Per restare su Shakespeare, Amleto, ok? L'Amleto di Mel Gibson è abissalmente diverso dall'Amleto di Kenneth Branagh. Da ogni cosa,
ma perché sono due qualità diverse, fatte da registi diversi, con due robe diverse, sono quelle le cose interessanti, sono quelle. Non è la forma, come deve essere fatto, come deve essere fatta questa cosa. Quindi, si cerca disperatamente di trovare una voce che possa calzare Tomardi, ma proprio in base al suo bagaglio di esperienza, alla sua forza e a ciò che Tomardi è, non si può trovare una voce in italiano. Mai. Prendiamo The Warrior, ok? In The Warrior, non vi faccio spoiler, tranquilli, Tomardi rappresenta un pugile che vuole vincere il campionato dei pugili, ma ha dietro, sulle spalle, un peso psicologico gigantesco. Padre di merda, con il quale litiga costantemente, che lo rifiuta, trauma che aveva fatto durante l'esercito, si è subito un trauma bello violento, pressioni su pressioni, un uomo isolato dalla società che vive solo per combattere, è una bestia, è una bestia. Come fai a doppiare una roba del genere? È anche una questione fisica, banalmente fisica. Ci si prepara per questi film fisicamente, in maniera potente. La recitazione è corpo, ragazzi, la recitazione non sono suoni del cazzo. Si suda nel teatro, si suda nel cinema, sul serio. Nel cinema italiano gli attori bravi fanno tre personaggi, sono sempre gli stessi. Arriva, sai, il grande attore italiano, questo qua che sbiascica in romanaccio, ammazza quanto è bravo. No, non è questo, non è questo. Ci sono pochi attori che conoscono questa l'importanza del corpo. Non so come dire, Malek per fare il film sui Queen ha studiato 6 mesi per fare il provino. È abissalmente diverso, è una cosa fisica, cioè il corpo. Cioè è quella la cosa importante. È il corpo che sostiene il fiato, che sostiene la battuta. Il testo è quello, invece noi partiamo dal testo. Il doppiatore non può fare quella roba lì. Questo l'ho già detto anche in un altro video, il doppiatore non può andare in sala, posare le patatine e fare il suono, perché il doppiatore oggi fa questo, arriva in sala, appoggia le patatine, oh come va, sì bella grande, dai, dai doppiamo, è così. Noi siamo abituati a pensare, e questa ragazzi è l'atroce verità, questo che vi sto per dire farà un casino, ma va bene, noi siamo abituati a pensare, crediamo ancora che il doppiaggio oggi abbia la stessa qualità degli anni 90, almeno nell'epoca del pre-digitalizzazione. Siamo convinti che il livello sia lo stesso oggi. Non è così. Il doppiaggio oggi è una merda. E questo è il fatto. Una volta, appunto prima dell'epoca della digitalizzazione, il doppiaggio veniva fatto in un certo modo. Veniva fatto con dei professionisti, con dei dialoghisti della Madonna, scrittori, con una certa oculatezza. Il film veniva visto, rivisto, fatto, rifatto, scritto, non c'era più tempo, era un altro mondo. C'erano dei professionisti che erano degli attori con i controcazzi e facevano i doppiatori. Ok? Facevano anche i doppiatori. Il doppiatore è un attore, si chiamava doppiatore, quella roba là. Con la digitalizzazione, con il cambiamento del mercato, per una serie di dinamiche che non riguardano ovviamente solo i doppiatori o la qualità dei doppiatori, assolutamente no. Anzi, non possiamo dargli assolutamente nessun tipo di colpa da questo punto di vista, che ha portato il doppiaggio a essere fatto in tipo, non so, bisogna essere 30 volte più veloci, bisogna fare le cose a macchina, non c'è più la costruzione di quello che è il mestiere e quindi tutto viene fatto a culo il prima possibile. Grazie a Dio c'è una grande tradizione del doppiaggio che rende sostenibile e apprezzabile il doppiaggio da parte del popolino, che comunque c'è, ah sì, bello, non si accorge che il film è doppiato col culo, non se ne accorge neanche per sbaglio, grazie, perché c'è una grande tradizione dietro. Ma anche la qualità dei doppiatori è diminuita terribilmente. Parliamo del doppiaggio come se fossero ancora in giro Pino Locchi, Amendola, no, sono morti, ci sono altri. Ci sono, per carità, dei doppiatori con i controcoglioni appartenenti a questa tradizione che ancora oggi lavorano, tirano su leve, hanno degli allievi importanti, fanno robe, ci sono delle robe, ma c'è uno stuolo incredibile di persone che ci lavorano, sia all'alto livello, ma soprattutto al basso livello, ma soprattutto anche in alto livello, che non hanno recitato una volta in tutta quanta la loro vita, e penso che il doppiaggio è suono, non è così. Cioè, non so ragazzi, io vi invito a ascoltare il doppiaggio di un film degli anni 80 con il doppiaggio doppiato quest'anno. Ascoltate il protagonista, cioè, Dio mio,
mettiamo Giannini ovunque, ma pronto! Cioè, non possiamo avere le cose belle, veramente. No, 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 tutti quanti, no, ancora, cioè, siamo al livello in cui ancora gira la storiella che il mondo ci invidia il doppiaggio. Ragazzi, il mondo non ci invidia il doppiaggio, non ci invidia niente. Il mondo ci invidia due cose: le linguine e le linguine Alfredo, che sono delle linguine fatte con latte, gli spinaci e il pollo. Una cosa americana, non c'entra niente con noi. Niente, queste sono le cose che ci invidiano tutto quanto il mondo. Questa roba qua. Mi avete scritto tutto il video del doppiaggio? Eh sì, però io ho visto i video multilanguage dei vari film Disney in cui si paragonano le varie voci dei cartoni animati e noi italiani veniamo sempre esaltati, c'è un sacco di commenti favorevoli sugli italiani. Sono tutti italiani quei commenti! Sono tutti italiani! Ogni persona della propria nazionalità va lì e scrive: ah, che bello l'italiano! E poi noi vediamo i commenti degli italiani, non sappiamo che sono italiani, mettiamo mi piace. Ragazzi, no! Il mondo non ci caga il doppiaggio italiano. Lo ripeto ancora una volta: qualsiasi paese abbia una minima tradizione di doppiaggio, crede di essere la migliore. Ragazzi, siamo noi che ci raccontiamo queste favolette. Certo, c'è anche il caso in cui il doppiaggio italiano ha reso immortale un film, come no? Ma Cristo santo, prendiamo Pulp Fiction. Pulp Fiction è stato diretto da Dio, scritto, adattato, non tradotto, adattato da Dio e quindi è immortale. Cazzarola, certo che sì, una qualità di doppiaggio incredibile. Quello è il doppiaggio fatto bene, quello lo è. Non è il doppiaggio. Credete che che i veri professionisti di questo mestiere non se ne rendano conto? Lo sanno benissimo. È una cosa si discute sempre in sala quanto sia stato doppiato di merda quest'altro film. Sempre, sì. Perché se ne rendono assolutamente conto. Ma lo sanno, dico, ma d'altronde cosa devono fare? Non c'hanno tempo, che devono fare? La fai buona e vaffanculo. C'è una qualità dei direttori, ci sono dei direttori che non sanno neanche cosa voglia dire recitare. Quindi toglietevi dalla testa l'idea che il doppiaggio è figo quanto negli anni 90. Tutte balle, ok? Tutte balle. Non è vero niente. Il nucleo che rimane, grazie a Dio, tiene su il doppiaggio, che è ancora oggi rispettabilissimo rispetto a degli altri paesi. Assolutamente. Stiamo parlando comunque di un doppiaggio che comunque oggi è di ottima qualità. Il problema, appunto, è una questione di tradizione. Deve cambiare il modo in cui si cerca di creare una tradizione e una cultura, diciamo, del doppiaggio. Se vogliamo creare dei doppiatori del domani forti, almeno quanto quelli di oggi, che comunque sono a livello accettabilissimo, bisogna veramente insegnarli che il doppiaggio non è suono, che il doppiaggio non è forma, che il doppiaggio non è il doppiaggese. Sapete cos'è il doppiaggese? Il doppiaggese è una roba tipo... lo sentite sempre, sempre, una roba tipo... dobbiamo andare da quella parte. Attento, Jack. Stai attento lì, ho appena fatto la cacca. La cacca. Non dire così, sembra, sai no, come sul bagno, no? Allora andiamo! D'accordo! L'hai detto, fratello? Ma vaffanculo. Quando sentite il doppiatore che vi fa: ok ragazzo, stai attento. Vedete ragazzi, sto recitando. Non stai recitando, zio! No, non stai recitando. Dai, per favore, cresciamo. Sempre a raccontarci queste stronzate. Perché noi sentiamo un suono che sembra recitazione. E allora, a quella recitazione, non è questo. 500 volte meglio uno che ti dice qualcosa di sensato e col cuore in napoletano o in trentino, che cazzo, cioè, che non un... E allora che facciamo? Ma vai a cagare, fratello, ma vai a cagare. Cioè, non so come dire, è una barbarie. Io non dovevo parlare di questo, io devo parlare di Tomardi. Comunque cambierò il titolo del video, vaffanculo, non frega niente. Detto questo, ragazzi, vi voglio nei commenti. Divertiamoci nei commenti, sono sicuro che sarà uno spasso. E dai belli. Niente, questo, fatemi sapere la vostra. Sarebbe interessante appunto costruire un dialogo, almeno qua, un dialogo per un attimo scevro da tutte quante le, non so come dire, le false percezioni che abbiamo sull'arte, sul cinema e anche su questo mondo del doppiaggio. Detto questo, noi ci becchiamo molto presto, vi ringrazio infinitamente per avermi seguito, vi ricordo di lasciare un mi piace e attivate questa campanella qua sotto, perché è l'unico modo per cui potete beccarvi i miei video appena li carico, se no, no, YouTube funziona male. Vi trovate poi consigliati tipo 18 modi per capire la matematica, io
ho fatto spagnolo al classico. Quindi, grazie mille per avermi seguito. Ci becchiamo molto presto. Pizzi out.